Buonasera, buonasera, benvenuti alle trasmissioni di Liberi TV del 7 marzo 2014. Iniziamo come di consueto con lo spazio, diciamo, di approfondimento, tra virgolette, chiamato virgola, virgola del direttore. Io sono Gianni Colacione. E questa sera volevo, diciamo, commentare con voi e provare a dire qualcosa, a produrre qualche riflessione su un film che ha vinto l'Oscar, un film italiano che ha vinto l'Oscar. Ho pensato che sarebbe stato il caso appunto di produrre qualche riflessione su questo, visto che peraltro nel mondo dei media, soprattutto sui social, si è scritto tutto e il contrario di tutto. E ovviamente appunto parlo della Grande Bellezza, il film di Sorrentino che ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero. Non è stato un fulmine a ciel sereno. Infatti questo film aveva già suscitato interesse, grande interesse, sia in Italia che all'estero. Per un attimo gli italiani hanno dismesso il loro consueto ruolo di allenatori di calcio e fini politologi e hanno indossato quello di critici cinematografici. Ed è bello, soprattutto legittimo, poter liberamente opinare su un'opera cinematografica così importante. Per farlo non serve, a mio parere, indossare l'abito del critico cinematografico. Meno gradito, invece, almeno per quanto riguarda chi parla, è quando tutti ci si sente in grado di sfoggiare doti di lettura dell'arte tali po da poter distillare in pochi minuti delle letture eminenti e sovrane, interpretazioni autentiche dei reconditi motivi che hanno mosso il regista, visioni imperscrutabili che solo pochi possono rivelare. In definitiva, un film, un po' come nella vita tutte le varie espressioni umane e anche artistiche, piace o non piace. Cioè, alla base io ritengo che ci sia sempre un de gustibus che agisce, che può essere più o meno condizionante. Nel caso appunto si posseggano delle capacità di lettura di un'opera cinematografica nei vari piani che diciamo che coinvolgono i vari piani che compongono il tutto. Quindi non solo una sceneggiatura compone un film, ci sono tanti altri ingredienti, la fotografia, la colonna sonora, gli attori, la capacità recitativa, i testi e anche altre cose. Valutare degnamente tutto ciò e poterne trarne un'interpretazione che puttale resta un'interpretazione, ma con un minimo di autorevolezza fondata appunto su un minimo di conoscenze, non è cosa da tutti, secondo me, e ovviamente non è cosa neanche da me. E quindi opino liberamente, senza alcuna pretesa, qui con voi. Opino che non è scontato che Sorrentino abbia voluto fornire una specie di summa sul genere umano dei nostri giorni con questo film. Non è detto che abbia voluto esprimere tutto il disgusto, la decadenza dei costumi, l'assenza morale attuale. Non è neanche detto che abbia voluto celebrare la bellezza di Roma, alla quale soltanto ad essa si è dato per scontato si riferisca il titolo. Vedendo il film, che non ha certo, secondo me, nella trama la sua componente più complessa e articolata, è facile vedere come molti, in parte ci sono molti personaggi che sono un complesso di allegorie umane. Forse per questo molti hanno rimandato a Fellini nel commento, appunto, a questo film. Allegorie umane non necessariamente identificabili con personaggi che nell'immaginario collettivo richiamano ad esempi negativi. In certi casi, per esempio, come nel caso del protagonista, secondo me in momenti diversi sono possibili letture diverse. In un dato momento lo scrittore di successo, appunto, che si lascia vivere facendo quasi consumare il suo talento, consumare dal tempo, un po' in una sorta di alone di noia. Altre volte, pur nel gorgo di compagnie che
compongono un quadro, diciamo, di apparente dissolutezza. Appunto, il protagonista ha degli impulsi, dei pensieri anche mistici che lo avvicinano ad un, diciamo, nel tentativo di un ipotetico dialogo ad un improbabile cardinale, capace solo di dire molto, ma poco di ascoltare. Per esempio, ho trovato molto bella l'amicizia, la stima reciproca che si percepisce nelle scene, appunto, nelle scene a due tra, appunto, Jep Mardella e la direttrice del giornale per cui lavora, una direttrice nana, ma in questo caso, per esempio, come a voler realizzare l'unione di opposti con doti sicuramente di grande statura. Poi, per esempio, un altro personaggio che mi ha colpito è l'intellettualoide di sinistra che intrattiene nelle sue feste gli invitati con perle di saggezza improbabili che Jeff, ad un certo punto, sopraffatto dalla repulsione un po' per l'ipocrisia crescente, smonta con delle parole taglienti come rasoi davanti a tutti gli ospiti. Beh, in definitiva, sarebbe stato ragionevole che lei lo avesse iniziato ad odiare, perché insomma non è stata una gran figura rispetto, appunto, a tutti quanti i vari convenuti a quella festa. Eppure, invece, no, rivedremo a breve, dopo qualche scena, i due parlare con tenera e complice intimità. Il personaggio interpretato da Carlo Verdone, uno scrittore un po' spiantato in cerca di un minimo di visibilità, pieno di insicurezze, grande adulatore del protagonista, con buona pace di Carlo Verdone, forse è il personaggio che mi è piaciuto meno. Un cenno va fatto anche a, secondo me, agli scenari romani, scenari non immaginari, ma certamente non abituali per i romani, luoghi bellissimi, reali. A volte non aperti al pubblico, perché sono appunto palazzi molto belli, anche se, come purtroppo accade, forse per i luoghi migliori di Roma, sedi di organi istituzionali, quindi non aperti al pubblico. Ecco, questi luoghi realizzano un'ambientazione sublime, completamente depurata di tanti altri connotati reali che completerebbero il quadro, in questo caso realistico, e come tale, purtroppo, devo dirlo anche da romano, decadente, in cui versa urbanisticamente e artisticamente la città di Roma. Ecco, io ho espresso delle opinioni da completo ignorante dell'arte cinematografica. Per un film, appunto, La grande bellezza, secondo me è bello, che mi ha emozionato mentre lo vedevo, già per questo, come da mia personalissima concezione dell'arte, merita di essere annoverato tra le opere d'arte. Ho apprezzato anche la scelta degli attori, visi non inflazionati, non frequentissimi da, almeno in questo tempo, da vedere, appunto, sui grandi schermi, ma pur molto, molto bravi, molto bravi anche nel fornire in parti brevissime prova, appunto, di capacità recitativa. È stata un'emozione vederlo. Non so se Sorrentino si sia sentito un novello Dante Alighieri alle prese con la redazione di una Divina Commedia da terzo millennio. Io ne dubito. Forse ci ha soltanto voluto fornire la possibilità di vivere un'emozione, e non è cosa da poco. Ecco, questo volevo in qualche modo con voi condividere oggi, e spero, appunto, che, come sempre, o meglio, come sempre, io spero che si apra un certo dibattito anche nei commenti a questo piccolo spazio che è la virgola di oggi. Vi ricordo che Libri TV è un'associazione che si sostenta da sola e che, appunto, ha bisogno di risorse umane ed economiche per poter andare avanti. È molto semplice iscriversi, e sarebbe molto utile che vi iscriveste. Sul sito è molto, molto semplice, semplificato, e costa poco, veramente poco, 10 euro. Ringrazio per la regia di questa sera Donato Volpicella da Bari, e vi illustro il palinsesto di questa sera. Dopo questa virgola, intorno alle 20:45, lo spazio Certi Diritti,
e sarà appunto uno spazio, sono tutti spazi registrati, quelli di questa sera dopo la virgola, intitolato In attesa del vero 8 marzo, conversazione con l'avvocata Fernanda Gigliotti, impegnata da anni sui diritti civili, che sono spazi appunto certi diritti, come di consueto curato da Riccardo Cristiano. Alle 21.15, per le interviste di Liberi TV, ti abbiamo intitolato questo spazio La piantiamo. È un'intervista che abbiamo registrato, se non sbaglio, ieri, a William Verardi, Lucia Spiri e Andrea Trisciuoglio, scusate, animatori della associazione La piantiamo Cannabis Social Club, che ha sede a Racale. Ecco, un'associazione no profit, è un aiuto reciproco tra malati. Parliamo quindi di utilizzo terapeutico della marijuana, della canapa. Vediamo un pochino appunto di che si tratta questo spazio, che peraltro poi lo indicheremo nella trasmissione. Questa associazione ha un suo sito che offre appunto è un sito di servizio appunto per tutti coloro che vogliono avere informazioni sugli utilizzi terapeutici della canapa. Alle 21.55 a tavola con i libri, la consueta appunto note di lettura a cura di Giancarlo Calciolari, e parliamo appunto di Matematici nel sole, questo è il titolo del libro di questa sera appunto verrà trattato, di Franco Stelzer, edizione Il Mestrale 2009. E appunto, come dicevo, appunto, è a cura di Giancarlo Calciolari. Alle 22.10 circa, se non ci sono problemi, dovremo appunto chiudere le nostre trasmissioni. A questo punto io vi ringrazio per questo spazio, per questo ascolto, e vi consiglio appunto, vi invito a continuare a seguire le trasmissioni di Liberi TV. Restituisco la linea alla regia. Grazie.